E siamo così giunti al momento della partenza, ormai mancano pochi minuti, le macchine di servizio si preparano anche gli operatori i motociclisti della RAI e naturalmente ci prepariamo anche noi, anche se va detto che siamo un attimo distratti dalla presenza in linea di partenza di una vettura Ferrari che pone il limite all'avanzamento delle ragazze. In prima fila tutte le 15 campionesse nazionali oggi presenti a testimoniare ancora una volta l'importanza di questa manifestazione, non a caso si chiama Coppa del Mondo. Mario Minervino chiacchiera con l'assessore allo sport del comune di Laveno Mombello, l'amico Bianchi, che ha fortemente voluto il ritorno per il secondo anno consecutivo della Coppa del Mondo qui a Laveno Mombello. Siamo ormai prossimi alla partenza, vedete Mario Minervino si sistema, dovrà salire sulla Ferrari scoperta ed ecco il momento in cui l'amico Bianchi, assessore dello sport di Laveno Mombello, abbassa la bandiera. C'è un tratto di trasferimento da rispettare per far sì che le atlete ricevano gli applausi e soprattutto possano essere osservate dal tanto pubblico che vediamo a bordo strada. Chilometro zero che è spostato all'estrema periferia di Laveno Mombello ed ecco la vettura su cui c'è anche Angelo Zomenian, già direttore della Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda l'organizzazione del Giro d'Italia e poi direttore generale dei campionati del mondo di Firenze, coadiuvato sotto l'aspetto tecnico da Mario Minervino. Alle 13.30 il via sulle strade che portano a Monvalle, Leggiuno, Caravate, Gemonio per arrivare poi a Citillo. Subito dopo i primi metri di gara ecco scattare Valentina Scandolara, atleta che quest'anno gareggia per la australiana Orica, la stessa squadra, è il caso di ricordarlo, di Emma Johansson. È un'attaccante nata questa ragazza, pensate che ha conquistato ben due titoli europei su strada proprio di fronte a questi luoghi in terra piemontese e poi è stata campionessa italiana in ciclocross, un'atleta praticamente tutto terreno, va bene anche in pista ma ama molto gareggiare su strada. E qui un bel primo piano della nostra Valentina Carretta, atleta di casa, gareggia proprio sulle strade che l'hanno vista percorrere chilometri e chilometri fin da quando gareggiava tra i giovanissimi in seno alla Caravatese. Una Valentina Carretta che dopo l'abbandono alle corse ciclistiche della Noemi Cantele è in questo momento l'atleta varesina che maggiormente riceve gli applausi da parte dei tanti sportivi di questa zona. E siamo in centro di Caravate, ecco la salitella ed è Valentina Carretta che proprio transita per prima in questo tratto, sta cercando di fare il vuoto alle sue spalle ma il gruppo naturalmente è molto folto, lei ha voluto sicuramente fare bella figura davanti agli occhi della sua prima cittadina, stiamo parlando del sindaco, eccola, sindaco di Caravate, un paese praticamente che si è schierato a bordo strada per sostenere l'atleta di casa. E siamo ora a questo punto al momento in cui tra poco transiteranno sul rettilineo d'arrivo di Citillo dopo aver percorso 24 km di gara. Un tracciato, quello della Coppa del Mondo qui a Citillo, che è caratterizzato da un circuito da ripetere 4 volte, ma prima però dovrà essere affrontato un giro più lungo comprendente la salita di Grantola, quindi un tracciato particolarmente, se vogliamo andare a guardare, severo, un tracciato che comunque ha sempre trovato la soddisfazione da parte delle ragazze che vi hanno partecipato. Un giro di circa 30-32 chilometri che, come abbiamo detto, porterà le ragazze alla scalata della Grantola. Intanto qui un bel primo piano dell'atleta italiana, già campionessa del mondo su pista. Stiamo parlando di Maria Giulia Confalonieri e poi abbiamo visto anche
la messicana Fernández Yepes, sempre della Estado de México. Ma in testa a condurre, vedete, in pratica quasi tutta la Orica, non poteva mancare ovviamente la nostra amica Valentina Scandolara. Conduce il gruppo, comunque la sua compagna di squadra, Jesse McLean, un atleta di grande statura, un atleta australiana, una grande passista, un atleta che potrà essere determinante per i successi di questa squadra nel proseguo della stagione. Si fa avanti intanto, la vedete con la maglia bianca di leader di Coppa del Mondo, l'inglese Elizabeth Armstead. Ma attenzione, perché siamo al traguardo volante di Cuveglio, c'è sprint, sono i punti per la speciale classifica dell'UCI, una delle tante novità del 2014 per quanto riguarda la Coppa del Mondo. E qui intanto vedete una delle macchine che caratterizzano i servizi tecnici di questa prova, su cui c'è il commissario UCI italiano Ernesto Maggioni e la nostra Noemi Cantelle. Fanno parte del gruppo di giuria il presidente, il francese Jacques Terren, l'italiana Rossella Bonfanti, il commissario d'arrivo è Paolo Gallaverna e commissari in moto sono Paolo Fabbri ed Andrea Lista. Questi appunto la composizione della giuria che segue con attenzione l'evolversi di questa manifestazione che sta entrando in questo momento in località Cassano a Valcuvia. Ma le immagini ci portano già nel luogo del secondo sprint in programma quest'oggi nella gara di Coppa del Mondo, al 30° chilometro. A vincere è stata Carmen Small della Specialized Lululemon, squadra appunto americana. Poi in seconda posizione Mia Radodic della BTC Lubiana. Intanto vedete la nostra Fabiana Luperini, praticamente la veterana del gruppo, è un atleta che ha scritto sicuramente la storia del ciclismo nazionale e non solo, anche internazionale. L'unico rammarico nella sua lunga, lunghissima carriera è quella di non aver mai vinto un mondiale. Lei è una scalatrice pura, naturalmente oggi non è più agli smalti di un tempo, è un atleta che comunque può dare molto a livello di insegnamento alle giovani che sono entrate a far parte della squadra Estado Domestico. E intanto le atlete sono sulla salita della Grantola, al termine della quale è posto il Gran Premio della Montagna in località Cunardo, un Gran Premio della Montagna che è appunto valida anche per l'assegnazione dei punti della speciale classifica, questa l'altra novità della Coppa del Mondo 2014, classifica dicevamo riservata alle scalatrici. Saranno allora stati percorsi 34 chilometri dei 123 in programma, una salita abbastanza lunga ma non con grandi dislivelli, una salita che comunque mette subito in prima fila, vedete con la maglia di campionessa della Bielorussia, Alena Amialiusik, atleta che gareggia in seno alla Stana Beping classe 1989. Sulla sua ruota vediamo l'americana Shelley Halls, classe 1980, vincitrice quest'anno di tre gare, compresa quella di Cornaredo che si è svolta proprio poco tempo fa. Siamo a Cunardo, vedete, sotto lo striscione del Gran Premio della Montagna e c'è sprint ed è proprio l'atleta che gareggia con la maglia di campionessa del suo paese, Alena Amialiusik, a conquistare i punti della speciale classifica. In seconda posizione Asleg Molman della Hitech Products. Gara che passa anche davanti alla cappella della Madonna del Brinzio, protettrice dei ciclisti varesini, e poi naturalmente percorrerà continuamente all'interno di queste splendide valli prima di raggiungere Castello Cabiaglio e poi
Orino, laddove è posto un Gran Premio della Montagna per quanto riguarda appunto la classifica invece del trofeo Binda. Inquadrata con il numero 29, un'atleta di nostra vecchia conoscenza, Evelyn Stevens, classe 1983, ricordiamola vincitrice l'anno scorso del Giro del Trentino, quando la strada sale è una vera e propria arrampicatrice, ed è anche stata veramente un'atleta importante in tutta la stagione. E si fa fitta la gente che attende sul tracciato le atlete, avete visto il cartello segnalatore di Orino, quindi stiamo per giungere laddove poi le atlete dovranno affrontare la salita per ben altre 4 volte, ma da un versante diverso, più duro. E a mettersi in luce in questo frangente è Valentina Carretta, l'avete vista con la sua maglia della Lee Cipollini, e lei l'atleta di casa, è lei che raccoglie tutti gli applausi del numeroso pubblico presente, e passerà sola sotto lo striscione patrocinato dalla ditta da Moreno, dove tutto costa meno, un amico del ciclismo vicino alla Coppa del Mondo, ma soprattutto vicino, è proprio il caso di dirlo, a tutto il ciclismo giovanile. Nel frattempo, vedete, ci sono 6 atlete che hanno guadagnato alcuni metri, e tra questi naturalmente anche lei, la Valentina Carretta, che la vediamo in questo momento in seconda posizione. La discesa del ferro di cavallo in località Gemonio, che impegna notevolmente le atlete, anche perché è una discesa che tende a lasciare andare i freni, e spesso e volentieri, proprio in questa curva avete visto che ci sono dei materassi gialli di protezione, ci sono state cadute, quindi saggi sono stati gli organizzatori della Cycling Sport Promotion, che hanno voluto pararsi da ogni problema. 6 le atlete al comando, dicevamo, adesso andiamo a vedere di chi si tratta, proprio all'uscita del sottopasso della ferrovia di Gemonia, e di dietro il gruppo ha satanato per cercare di chiudere il buco. Non bisogna dare molto spazio ai corridori, soprattutto di un certo tipo, e ne sa qualcosa, vedete, la leader della Coppa del Mondo, la Amstrad, che è lì a controllare le reazioni del gruppo. Abbiamo riconosciuto anche Giorgia Bronzini, ma intanto andiamo a vedere il passaggio sotto lo striscione d'arrivo delle 6 atlete che infiammano i cuori e la passione dei presenti. In fuga la campionessa olandese, la vedete con il numero 15, Lucilla Brand della Rabo Live, poi con il numero 8 Megan Guarnier della Belle Dolmans, con il numero 21 Amanda Spratt della Oica, atleta australiana, con il 45 la protagonista di questa giornata, Valentina Carretta della Ale Cipollini, e poi fanno parte di questo gruppo l'americana Lisa Brennauer della Lululemon e la giapponese Mayuko Hagiwara della Wiggle Honda, che chiude il gruppetto. Ora sta passando proprio davanti al nostro obiettivo. Un tentativo quindi partito da lontano all'inizio dei 4 giri che caratterizzeranno la parte più importante di questa corsa. Passano da Brenta, hanno un vantaggio di una ventina di secondi su un gruppo che, come vedete, si è già assottigliato. Evidentemente il tracciato con la salita di Brinzio e la salita di Grantola, e poi naturalmente l'alto ritmo imposto, hanno già fatto una particolare selezione. Sale sulla punta dei pedali la nostra Valentina Carretta, mentre la gara si accinge a salire verso il Gran Premio della Montagna di Orino, un'altra delle salite dure, ma non eccessivamente. La differenza viene fatta naturalmente dai rapporti che le atlete impegnano e dal modo in cui hanno di correre. Vedete un bel primo piano dell'australiana Amanda Spratt, e chiude il gruppetto la giapponese Mayuko Hagiwara. Va detto che nella mattinata
della giornata di Coppa del Mondo, si è svolto un interessante incontro, un'assemblea generale riservata al settore femminile dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani. Ha presenziato naturalmente il commissario tecnico della nostra nazionale e poi non potevano mancare la rappresentante delle elite Elisa Longoborghini e la vicepresidente dell'associazione Alessandra Cappellotto, che abbiamo visto in alto contesto presente anche ovviamente al momento della corsa. Una riunione che ha soddisfatto le intenzioni per migliorare quello che è tutto il movimento professionistico alla femminile. Ma siamo a Torino, dove è posto lo striscione del campione della montagna, e passa sotto lo striscione da Moreno la nostra Valentina Carretta davanti alla campionessa olandese Lucinda Brand. In testa al gruppo vedete la sagoma inconfondibile di Elisa Longoborghini. Sono stati percorsi in questo momento 64 km, quindi a metà gara, un gruppo ancora abbastanza compatto, seppur con alcune defezioni importanti. C'è una bellissima giornata che ha permesso al pubblico di uscire di casa anche con i bambini. Qualcuno si è portato dal Belgio anche le seggiole per assistere a questo spettacolo che per il momento vede come prime attrici sei ragazze di diverse nazionalità. L'americana Megan Garnier, poi l'australiana Amanda Spratt, l'italiana Valentina Carretta, l'olandese campione nazionale Lucinda Brand e poi fa parte di questo gruppetto la giapponese Mayuko Hagiwara. Abbiamo detto sei persone al comando che hanno un margine di vantaggio interessante, ma non assolutamente di sicurezza. Va detto che fa parte anche di questa fuga la tedesca Lisa Brennauer, corre con la maglia, la vedete qui in ultima posizione, della Lululemon, una squadra, come abbiamo detto, americana. Siamo di nuovo sulla discesa del ferro di cavallo ed eccoci ora al tratto pianeggiante, giusto l'occasione per vedere cosa succede alle loro spalle. Vediamo che davanti ci sono le maglie della Stato del Messico e della Roosevelt, ma non ci sembra sia ci sia collaborazione tra le inseguitrici. Allora ecco che tenta l'allungo la campionessa olandese Lucinda Brand e gli dà una mano la giapponese, che fino a questo momento è stata passiva alla ruota delle sue compagne di fuga, Mayuko Hagiwara. Intanto tantissima gente comincia ad arrivare sul rettilineo d'arrivo, sanno tutti di che spettacolo possono godere e vedete che in questo momento le fuggitive possono essere raggiunte. Anzi, c'è già da dire una cosa, che una maglia della Roosevelt si è aggiunta al sestetto di testa. Insomma, una situazione che a questo punto viene concretizzata, parliamo dell'inseguimento e di conseguenza a Cuvio tutto da rifare, così direbbe Gino Bartali. Sono 17 km a giro e siamo di nuovo sulla salita che porta a Torino e naturalmente ecco che si mettono in mostra i pezzi da 90. Vedete che la leader di Coppa, Armstead, sta incollata alla ruota di colei che ha conquistato la vittoria lo scorso anno, la nostra Elisa Longoborghini, ma nelle primissime posizioni c'è anche il numero 32, la nostra Giorgia Bronzini. Non è il suo percorso, ma si sa che una prova di Coppa del Mondo come quella di Cittiglio permette anche a chi è capace e ha doti di fondo come la Giorgia Bronzini di poter dare la stoccata finale. Si è posta a tirare, avete visto Elisa Longoborghini, al suo fianco la giovane olandese Prevot e poi si comincia già a vedere
chi alza bandiera bianca, seppur magari momentaneamente, ma di fatto le stoccate messe in essere dalle atlete che erano davanti, tra cui appunto la nostra Elisa Longoborghini, sta facendo il gioco voluto, e cioè una chiara selezione dei valori in campo. Ne sta facendo le spese anche la campionessa di Spagna, ma andiamo sulla testa, vedete, con il numero 16. A questo punto a condurre le lanze è Pauline Ferrand-Prévot, atleta tra le più giovani in gara, classe 1992, gareggia per la Raboliv Women, quindi la squadra della Marianne Vos, che è giusto ricordare quest'oggi è assente e non partecipa alla prova, seconda prova di Coppa del Mondo, così come ha già fatto nel corso della prima che si è svolta in Olanda. Passa a condurre la leader della Coppa del Mondo Elisabeth Armstead, atleta campionessa di Inghilterra, di Gran Bretagna, ma vedete che già davanti ci sono i pezzi del 90, abbiamo visto Emma Johansson, e qui con il numero 9 la Ellen Van Dijk, una delle atlete sicuramente tra le più brave a livello di velocità, impressa la propria bicicletta, grande passista, grande cronoman, atleta di primissimo piano. Beh, quando si mette lei davanti a tirare, ovviamente succede il finimondo. Abbiamo visto chiudere questo gruppetto la campionessa nazionale di Polonia, la Eugenia Bujak, ma attenzione, perché in discesa cerca la fuga un atleta della Bowls, la stessa squadra della leader di Coppa. Stiamo parlando di Magan Guarnier, eccola qui inquadrata al termine della discesa con quanta grinta. Lei sta facendo la corsa ovviamente per la sua capitana Elisabeth Armstead, vincitrice della prima prova di Coppa del Mondo in Olanda, e questa è quella ragazza che è incaricata a questo punto di tenere alto il ritmo per cercare di sfiancare le avversarie, facendo il gioco naturalmente dettato dal proprio direttore sportivo Danny Stamm. Una atleta, come vedete, che usa un rapporto particolarmente duro, anche se in questo caso la strada sta leggermente salendo verso Cittiglio. Chi di voi percorre questa strada sa bene di che cosa parlo. Ed ora leggermente in discesa, un attacco, quello della olandese, che vuole naturalmente fare da setaccio a tutte le atlete che hanno l'intenzione di scrivere una pagina importante quest'oggi sulle strade del grande Alfredo Binda. Una Binda che viene sempre ricordato, a Cittiglio c'è anche un bellissimo museo, e vedete che la atleta della olandese Bowers ha guadagnato un po' di secondi. Lei è americana, Megan Guarnier, ma alle sue spalle ecco giungere Lucinda Brand, campionessa olandese, abbiamo detto, la riconoscete dalla maglia rosso, bianco e blu, e con il numero 26 in maglia della Lululemon, l'americana Chantal Black. Le due tra poco prenderanno la fuggitiva, ma va detto che alle loro spalle il gruppo è veramente molto molto vicino, quindi ancora una situazione interlocutoria che ha prodotto solamente la selezione e lo sfiancamento delle partecipanti a questa prova di Coppa del Mondo. Ricordiamo l'anno scorso vittoria di Elisa Longoborghini, nel 2012 Marianne Vos, nel 2011 l'inglese Emma Pauley, nel 2010 Marianne Vos, che ha fatto il bis con la vittoria del 2009 appunto ottenuta su queste strade, e nel 2008, prima volta che si svolgeva a Cittiglio la Coppa del Mondo, la vittoria arrise ad Emma Pauley. Ma la storia del trofeo Binda o della gara femminile di Cittiglio è lunga, di nomi importanti come la prima
volta nel 1974 con la vittoria di Giuseppina Micheloni. Poi fu la belga Van der Broek, Morena Tartani, la ricordiamo, medaglia d'argento a un mondiale, e poi Castelli, Meluzzo, Morlacchi, Galli, Menuzzo ancora, Pizzolotto, Tommasi, Maria Cannins, altra atleta che ha scritto la storia del ciclismo al femminile, Conti, Carmine, Galbiati, Elisabetta Fanton per due anni consecutivi. La Maria Cannins vinse ancora e poi, prima sul traguardo di questa importante manifestazione, per due volte la Luperini, per due volte la Valeria Cappellotto, la Svetlana Bubenkova, Diana Zigliuti, Onenone Wood, Nicole Cook e Regina Schleicher, allora campionessa del mondo. Intanto le atlete sono passate sotto lo striscione d'arrivo dove è suonata la campana. Quindi inizia l'ultimo giro con nulla di fatto, avete visto il gruppo compatto almeno per quanto riguarda il primo blocco e nelle primissime posizioni tutte le migliori, naturalmente la nostra Elisa Longoborghini, che è tutta intenzionata a fare il bis in questa importante giornata di gara in memoria di Alfredo Binda. Questa è la settima volta che il trofeo Alfredo Binda viene reso valido per l'assegnazione dei punti di Coppa del Mondo, una settima volta che non sarà sicuramente l'ultima, perché, come ha detto già Minervino in occasione della presentazione delle squadre, ci sarà anche nel 2015 e perché no, magari anche una doppia Coppa del Mondo con le juniores alla mattina e dal pomeriggio invece la gara Elite. È già successo nel corso di questa giornata e dell'anno precedente, e naturalmente tutto questo grazie anche alla disponibilità di Da Moreno, dove tutto costa meno, che ha messo in palio il Memorial e Silvio Ferrario proprio per le ragazze juniores. Per la cronaca, per chi non lo sapesse ancora, la vittoria è andata niente proprio di meno che alla campionessa del mondo Amalie Dideriksen, atleta danese classe 1996, davanti alla campionessa europea Greta Rischu. Insomma, una gara molto interessante quella della mattinata, così come sta diventando interessante quella pomeridiana valida per le donne elite. Ma attenzione, perché vedete che là davanti sulla curva ci sono una decina di atlete che hanno preso il largo. Nel frattempo ricordiamo che le prossime due prove di Coppa del Mondo si svolgeranno in Belgio con il Giro delle Fiandre e la Freccia Vallone, poi lunga trasferta in Cina per il Tour de Xiaoming e in Germania per la Spartakasse Giro all'inizio del mese di agosto. Mese di agosto intensissimo con due prove in Svezia e poi la conclusione il 30 agosto in Francia con il Gran Premio de Pluie. Sulla propria strada, cioè la salita, vedete che Fabiana Luperini purtroppo perde il treno che si sta invece concretizzando con queste ragazze. Siamo all'ultimo passaggio sul Gran Premio della Montagna di Orino, avete visto la leader della classifica Elisabetta Armstead al fianco di Emma Johansson, eccole che si guardano, si scrutano. Emma Johansson è un atleta molto intelligente, più volte sul podio qui nel trofeo Binda, ma attenzione perché alle loro spalle ci sono due atlete che stanno cercando di chiudere il buco. Sono la russa Olga Zebilinskaya e la olandese Ellen van Dijk, quindi due atlete di primissima importanza. In testa, insieme alla nostra Longoborghini, la francese Pauline Prévost-Ferrand, Anna van der Becken, Alena Amialiusic, la leader di Coppa Elisabeth Armstead e la svedese Emma Johansson, tutte ovviamente ben intenzionate a fare una bella figura in occasione di questa prova di Coppa del Mondo, ricordiamola, la seconda della stagione 2014. Chiude il gruppetto la giovane Pauline Prévost-Ferrand della Labolive. Lei comunque vada a finire la volata, andrà ad indossare la maglia di leader della classifica per le giovani. Questa è la terza novità delle appunto leadership di questa Coppa del Mondo
del 2014. Siamo all'ultima curva, 350 metri alla conclusione. La Van Dijk, che nel frattempo è rientrata, vedete, insieme alla russa, è in testa, pronta a tirare la volata alla sua compagna di squadra nonché capitana. Ecco che gli è uscita dalla ruota, sono una a destra con la maglia bianca, e stiamo parlando della Armstead, mentre all'estrema sinistra del vostro teleschermo la svedese Emma Johansson, che va a vincere seppur di poco davanti all'Armstead. Terza posizione per la bielorussa Amia Ljusic, quarta posizione per Van der Breken, Ferran Prevot, Longo Borghini, Zabelinskaya e Van Dijk. Si devono attendere circa 50 secondi per vedere l'arrivo del gruppetto inseguitore, con una decina di atleti, anzi 14 atleti, che si contenderanno naturalmente le posizioni di rincalzo. Ed ecco la volata senza storia di Giorgia Bronzini davanti a Elena Cecchini, alta, giovane, molto interessante, l'americana Guarnier e alla polacca Buzak, che precede Hausler e la nostra Rossella Ratto. Ma è proprio tempo ormai di interviste. Sindaco, possiamo dire oggi è andata benissimo con il tempo, un po' meno bene per la vincitrice, anche se di fatto l'atleta che ha vinto è sempre stata protagonista qui a Citiglio nel nome di Binder. Protagonista e anche sempre presente, e comunque al di là del podio, che non è italiano, noi siamo contentissimi per questo successo, è andato tutto bene e il sole ha illuminato questa bellissima gara. Marco, con Minervino e il sindaco di Citiglio, lei è la persona, Marco Magrini, lei è la persona che ha più creduto sul fatto di fare su questo territorio una prova di Coppa del Mondo. Sì, è ormai anni che noi insieme al sindaco di Citiglio, prima Gagliani, adesso con Anzani, stiamo lavorando molto bene. Grazie a, ovviamente all'organizzazione, con tutti i volontari che sul percorso, io ho fatto stamattina sia in bicicletta, non sembrerebbe ma l'ho fatta, e ho fatto un giro per vedere lungo il percorso, c'erano tantissimi volontari, alpini, protezione civile che hanno lavorato gratuitamente per sostegno di questa manifestazione. Credo che sia un fiore all'occhiello per la nostra valle, poi una giornata così sicuramente ci farà conoscere in Europa sempre di più. Presidente del Consiglio regionale, signor Cattaneo, beh, oggi grande festa del ciclismo, soprattutto più bella ancora perché è al femminile. Certamente sì, una splendida giornata, una festa per il ciclismo, ma anche per Citiglio, per le nostre valli, per la Valcuvia in particolare. Anche quest'anno il trofeo Binda si conferma un appuntamento straordinario, un appuntamento che richiama tutte le migliori cicliste al femminile dall'Europa e dal mondo. Una grande festa del ciclismo, ma anche una grande festa del nostro territorio e una splendida occasione per promuovere le bellezze dei nostri luoghi. Poi stamattina lei sa che alla mattina c'è una gara riservata alle atlete più giovani, beh, ha vinto la campionessa del mondo, seconda posizione per la campionessa europea, insomma penso che meglio di così non si poteva chiedere né a livello di regione, voglio dire, per la diffusione del nostro territorio, ma anche come organizzatori. Sì, pronostico rispettato questa mattina e anche questo pomeriggio con le due favorite ai primi due posti, certo noi però chiediamo, continuiamo a chiedere che anche il ciclismo di casa nostra, anche il ciclismo al femminile di casa nostra, ritorni presto ai fasti che ci ha abituato a conoscere, con atlete delle nostre terre ai primi posti. Mi auguro che già dal prossimo anno si possa ritornare a vedere una vincitrice che parla italiano e magari, perché no, che parla la lingua della nostra Lombardia. Gazzella Giacon, l'alto sindaco, possiamo dire, della corsa, quello che ha visto questa mattina e quest'oggi due grandi partenze di tante campionesse. Lei è donna, quindi è ancora più contenta. Sì, sono contentissima. Io infatti stamattina ho ricordato che è un inno alla forza, alla determinazione delle donne, scusandomi naturalmente con gli amici uomini, però questa è una grande dimostrazione che anche le donne sono capaci di fare delle cose molto, molto forti, quindi sono molto contenta. Stamattina è stata una mattinata emozionante e commovente, perché l'apertura è stata eccezionale, quindi, ma l'arrivo oggi è ancora di più, quindi è stata una giornata davvero molto bella, bellissima.
Come avete sentito, c'è grande soddisfazione quindi da parte di tutti quelli che di fatto hanno a vario titolo voluto l'effettuazione di questa Coppa del Mondo qui nelle strade, sulle strade della Valcuvia, sulle strade delle valli del Luinese e soprattutto sulle strade di Alfredo Binda. Ed è il dottor Marco Magrini, presidente della Comunità Montana delle Valli del Verbano, che di fatto ha consegnato la coppa alla terza arrivata, ricordiamo il suo nome, Alena Amialiusic della Stana Bepink, che è giunta sul traguardo appunto in terza posizione. Secondo gradino del podio per la leader di Coppa del Mondo, Elisabeth Armistead della Ball Doman, che viene osannata e poi premiata dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia, il dottor Raffaele Cattaneo, uno sportivo doc, un amante del ciclismo, sempre vicino nelle sue lotte per quanto riguarda l'effettuazione di impianti sportivi e soprattutto ciclistici, oltre alle ciclopedonali. E poi è la volta del vicequestore Giovanni Di Teodoro consegnare il mazzo di fiori alla seconda classificata di questa ennesima prova di Coppa del Mondo qui sulle strade di Binda. Abbiamo detto grande soddisfazione, tanti applausi per colei che ha conquistato la vittoria, e cioè la svedese Emma Johansson, classe 1983, atleta di primissimo piano. Non a caso è giusto ricordarlo che l'anno scorso è giunta seconda ai mondiali di Firenze, è stata protagonista in Coppa del Mondo e la ricordiamo seconda medaglia d'argento, sempre alle spalle della Voss, alle Olimpiadi di Londra. Quindi un atleta, come abbiamo detto, di grande importanza, ed è un onore, proprio il caso di dirlo, poter consegnare a lei un premio. Lei che rappresenta un pochettino l'icona del ciclismo del Nord Europa e che è presa da esempio da tante, tantissime atlete anche del nostro paese. È festa mentre sta per suonare l'inno svedese, ecco scoppiare i coriandoli. Quando si diceva che la Coppa del Mondo a Citiglio è un evento, beh, anche di queste cose appunto fa parte l'organizzazione della Cycling Sport Promotion. E sale sul pennone più alto la bandiera crociata svedese a dire a tutti quelli che osservano le nazionalità delle atlete che vediamo inquadrate: la svedese per Emma Johansson, l'inglese per la Elisabeth Armstead e la bielorussa Alena Amialiusic. Ed ora è la volta del dottor Antonio Romano, sindaco di Camerota, città gemellata con Citiglio, che consegna un premio particolare, una settimana di soggiorno gratuito sulle splendide spiagge di Camerota alle prime tre classificate. Un premio sicuramente apprezzato dalle atlete che ora brindano. Vedete la Emma Johansson finalmente ha messo il proprio nome su una delle gare a cui teneva in modo particolare, lo ha dichiarato poi in conferenza stampa. Una gara ben organizzata, pari ad un campionato del mondo, una gara che meritava a questo punto di avere sul proprio albo d'oro quello di Emma Johansson, stupenda vincitrice. Ed ora siamo al momento delle premiazioni delle maglie delle varie classifiche di Coppa del Mondo, ed è il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco a far indossare la maglia di leader della generale, più che mai in testa colei che l'ha vinto la prima prova, Elisabeth Armistead, una atleta che viene dall'Inghilterra, classe 1988, e di cui sentiremo molto parlare. Poi è responsabile della Banca Popolare di Bergamo, nella zona della provincia di Varese, a consegnare i fiori a lei, alla sorridente Elisabeth. Una bella conoscenza quella che abbiamo fatto, così come sorridente l'atleta in maglia di campionessa della Bielorussia. A lei la maglia, la jersey
con i segni di miglior scalatrice. Per il momento lei porta con diritto acquisito sul campo le insegne di questa importante classifica ed è il titolare della Almar, una delle aziende da sempre vicino a Mario Minervino, la Cycling Sport Promotion, a consegnare i fiori alla leader di coppa per quanto riguarda le scalatrici. Manca ora fare indossare la maglia a colei che guida la classifica delle giovani, quindi under 23, nata nel 1992, è francese, Pauline Prevot-Ferrand, che indossa così con il suo quinto posto nella prova di Cittiglio le insegne di questa nuova maglia, le young, le giovani. Ed è Claudio Aldeghieri, titolare del Da Moreno dove tutto costa meno, che consegna i fiori a questa giovane francesina che oggi non ha avuto timore delle più titolate e sicuramente più esperte atlete che l'hanno battuta in volata in questa prova di Coppa del Mondo. Siamo al l'inno nazionale per quanto riguarda la leader di Coppa del Mondo, Elisabeth Armistead, con lei sul podio Mario Minervino, il presidente della Federazione Italiana Renato Di Rocco e le altre due leader. Con questo è veramente tutto da Cittiglio per il trofeo Binda.